La coppia sbocciata al Grande Fratello VIP 6 pare che abbia idee serissime, confidenze, retroscena e progetti. Copione da reality, fidanzamento, annunci tripudianti di convivenze imminenti, volontà di avere figli e... Ed è proprio ciò che viene dopo la e che spesso tradisce le importanti aspettative. C'è anche chi fa eccezione, chissà che non siano Alessandro Basciano e Sofì Codegoni. I due piccioncini, che hanno iniziato una love story al Grande Fratello VIP 6, in un'intervista rilasciata a Chi Magazine hanno raccontato di amarsi profondamente e che desiderano andare a convivere a breve oltre che mettere su famiglia. Insomma, nonostante la relazione abbia soltanto qualche mese alle spalle, i due ex volti di Uomini e Donne hanno già le idee chiarissime. Almeno questo è ciò che sostengono, anche se, come è noto, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Da quando ci siamo messi insieme, non ci siamo mai lasciati. Io faccio piazzate di gelosia, lui dice di no, ma le fa, ha spifferato Sofì. Basciano ha invece parlato dell'eventualità di andare a convivere, lasciando trapelare che c'è tutta l'intenzione di stare sotto lo stesso tetto. Non ci siamo mai staccati. Adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Credo che cercheremo una casa più grande a Milano, anche perché ci sarà mio figlio Nicolò, ha spiegato Basciano. La coppia prevede di avere figli. Ovviamente sì, la Codegoni assicura che non vuole aspettare troppo, dicendo che nel giro di 2 anni vorrebbe diventare madre, da sempre ho sentito di essere portata per fare la mamma. Mio fratello Ricky l'ho cresciuto io, praticamente. Mia madre mi ha avuto giovanissima e io tra 2 anni al massimo voglio avere un figlio. Con Eil ne stiamo parlando.